Insomma, è stata una vittoria davvero molto molto importante. Roberto prima ci diceva che ti sei preso anche i complimenti di un certo Paolo Bettini. Sì, no, l'ho sentito bene perché non prende tanto bene il cellulare che sta in autostrada. No, ti dicevo che insomma è stata una giornata bellissima per te, anche Bettini ti ha fatto i complimenti. Sì, soprattutto perché la mia prima vittoria, poi sì, è stata una gara bellissima sin dall'inizio. Poi Bettini mi ha fatto i complimenti, sono ancora più onorato. Eh sì, questo è molto importante. Roberto, raccontaci nuovamente insomma come è maturata questa vittoria e poi ti lascio Fabio per tutte le tue domande. Sì. Vittoria ottenuta da gran campione, la prima nella sua carriera, ma veramente è una vittoria di quelle che lascia il segno. È una corsa che diciamo ha vissuto sul tatticismo, su un attacco premeditato fino al penultimo giro, all'ultimo giro, quando poi la corsa si è infiammata. Sembrava che la Liquigas dovesse lasciare il segno, lasciare spazio al capitano designato Ivan Basso, ma poi quando nel momento dell'attacco, nel momento clou sul Monte Titolo, un gruppo di attaccanti tra i quali appunto Fabio Taborre, purtroppo il campione valesino ha dovuto segnare il passo. Ecco che qui è uscita veramente la superiorità di Fabio. È passato primo sul Gran Premio della Montagna in compagnia di Davide Rebellin, allora si è aggiunto poi Stortoni e sull'ultimo tratto sul Monte Magno ha scollinato e ha tentato l'attacco in discesa, un attacco che ha portato subito i suoi frutti, salvo poi a 3 km i mediati inseguitori Rebellin e Stortoni sono rientrati sul battistrada. Il battistrada non si è perso d'animo, a un chilometro dall'arrivo, quando ormai era entrato in pianura che doveva mettere un pochino su viale rettilineo di via Oberdan, ecco che ci ha provato Stortoni. Taborre è stato bravissimo e reattivo nel rispondere e poi ai 500 metri ha lanciato una volata lunghissima, una volata perentoria che francamente dalla linea del traguardo abbiamo sempre visto affrontare nella posizione di testa. Quindi tra lo stupore generale di un ragazzo che era andato all'attacco, di solito 99% chi tenta la carta prima purtroppo poi arriva un po' segnato nelle gambe, invece oggi veramente Fabio non ce n'aveva per nessuno. Un camaiore ha riconosciuto anche Paolo Bettini, è un percorso non esigente ma di più impegnativo e non si vince per caso. Questo ragazzo 25enne sicuramente ha scritto una pagina importante del suo ciclismo e da ora in poi sarà sicuramente un nome da tenere ben chiaro e ben sottolineato dai tabulini di noi giornalisti. Fabio, insomma, tanti complimenti che ti ha fatto anche il nostro Roberto Sardelli. Dove hai capito di che potevi vincere, attaccare, insomma, che la tappa, che questo insomma Gran Premio di Camaiore poteva essere tuo? Ma la condizione era buona, pure anche domenica ho fatto quarto al Matteotti e poi man mano che passavano i chilometri mi sentivo bene, ho avuto la squadra al mio fianco e l'ultimo giro ho provato e ho avuto anche un po' di fortuna e le gambe mi hanno assistito e è arrivata questa mia prima vittoria che sono contentissimo. Ambizioni adesso di carriera, Fabio, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo davvero per essere stato con noi, cioè quali sono adesso, cosa punti? Ma adesso penso di fare sicuramente un finale di stagione e di raccogliere più risultati possibili e sicuramente di non fermarmi qui ma di essere un punto di partenza, non un punto di arrivo e cercare di fare una grande carriera da professionista. Roberto, non so se è una curiosità per Fabio. Ma una curiosità vorrei che rendesse un po' partecipe tutti perché credo che, ti ripeto, al di là magari del nome un pochino a sorpresa fino a un certo punto perché si parla da un po' di tempo di questo ragazzo interessante, ma oggi ha fatto un grande numero, la volpe del suo direttore sportivo, ecco, ha raccontato che post gara che effettivamente oggi l'acqua e sapone puntava su di lui. Vorrei che sentire un po' della sua voce, come è nata questa vittoria nella strategia, credo che sia interessante e curioso. Vai Fabio. Sì, Franco ci credeva in me, dice che sono un corridore abbastanza valido che potevo vincere. Oggi abbiamo messo due uomini a tirare insieme alla Liquigas e l'Androni e mi ha dato fiducia e niente, io avevo le gambe giuste e ci ho creduto fino in fondo oggi. Insomma, poi
e poi sei riuscito a vincere, a portare avanti una vittoria sicuramente molto molto importante. Con l'augurio ti facciamo di vincerne altrettante, in bocca al lupo e a presto Fabio Taborre, ciclista vincitore del Gran Premio di Chia Maiore, grazie per essere stato con noi, a presto. Buona serata, gentilissimi, ciao. Roberto Sardelli, insomma, questi sono Fabio, uno dei volti nuovi del ciclismo, uno dei volti che magari l'Italia anche al Tour ha regalato solo a sprazzi. Potremmo vederne ancora altri nel corso della stagione ciclistica? I giornalisti della stampa hanno posto questa domanda a Paolo Bettini, il quale si è veramente dimostrato molto soddisfatto, dice: intanto mi trattato il ciclismo italiano offre veramente volti nuovi, nuove generazioni, il nuovo che avanza. È uno sport duro, ti vuol vedere in faccia, e quindi non è che a 20 anni subito ecco l'esplosione del talento. Oggi Fabio però ha dimostrato di essere un corridore completo e maturo, in grado di andare bene in salita, in discesa, perché ha tentato l'attacco, e di essere velocissimo anche lo sprint, un corridore completo. Abbiamo visto molto soddisfatto il due volte campione del mondo Paolo Bettini, attuale CT, e anche nell'organizzazione veramente regnava quella soddisfazione, consapevoli che Fabio in fondo ha scritto la prima pagina di una carriera che si annuncia davvero importante. Quindi onore, e veramente ci ha regalato una bella giornata di sport. Insomma, speriamo che ve ne siano altrettante. Roberto, prima di salutarti, verso le convocazioni anche da parte di Bettini, insomma, che sorprese ed esclusioni dovremo attenderci? Ma Paolo ha sempre parlato di un percorso abbastanza facile. No, e anche oggi è stato posto dire, ma insomma, uno come Fabio Taborri che ti vince a Chia Maiore su un percorso impegnativo, che è tutto l'opposto, l'antitesi di Copenaghen, ha detto: ragazzi, anche a Copenaghen ci vorranno gente che sappiano prendere il vento in faccia, che sappiano fare la corsa in testa. C'è di che guardarsi intorno, ci sono giovani interessanti, lui ha anticipato che la punta potrebbe essere Daniele Bennati, ma credo che oggi sia scritta un pochino la prima pagina, forse qualcosina si era scritto domenica scorsa al Matteotti, ma c'è ancora molta strada da percorrere prima di Copenaghen, per cui aspettiamo un pochino quello che sarà lo sviluppo anche di questo agosto ciclistico con il Critico Lombardo e le grandi classiche del calendario. Vedremo, insomma, e lo aggiorneremo sempre insieme agli amici di velobike.it come Roberto Sardelli. Grazie Roberto, buon sabato sera. Grazie a voi, buonasera a tutti quanti.